Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi vi voglio parlare di un punto traforato molto semplice, il pizzo olandese. Si tratta di un lavoro a pannelli, quindi ogni ripetizione di ogni singolo modulo sarà uguale alle altre, non ci sarà una ripetizione finale con un numero di maglie diverse, non ci saranno maglie da aggiungere all'inizio o maglie da aggiungere alla fine. E ogni pannello costituisce questa striscia traforata. Potete quindi utilizzarlo come elemento decorativo singolo oppure a tutto campo, come in questo caso, se volete realizzarci dei maglioni o altri elementi carichi di questo traforo, potete attaccare i pannelli l'uno all'altro oppure separarli come ho fatto io con una maglia sola. E inoltre potete utilizzare questo punto per qualunque scopo, dall'abbigliamento all'arredamento, perché è un punto veramente versatile, si presta benissimo ad essere realizzato con delle lane grosse oppure anche con dei filati sottili, quindi spaziamo dalla lana più grossa al cotone più fine, sino anche alla seta. Quindi potete utilizzarlo davvero per tutto e la sua realizzazione è veramente semplice perché si articola su sole 10 ferri, di cui poi i ferri dispari sono tutti a rovescio, quindi ne manderemo a memoria solo 5, e il numero di maglie è pari a 9, sono pannelli da 9 maglie. Quindi io vi faccio vedere bene il campione da vicino. Guardate che bello che è. Non è reversibile, ma il suo rovescio è molto ordinato, quindi potete utilizzarlo ancora per scialli, sciarpe e stole. E vi vado subito a far vedere come si lavora. Allora, io ho montato già le nostre 9 maglie. Queste 9 maglie nel primo ferro si lavorano tutte a rovescio. Nel secondo ferro invece le lavoriamo in questo modo. Lavoriamo 2 maglie a diritto, 2 maglie insieme a diritto, un gettato, un diritto, un gettato, un accavallato, quindi passo la prima, lavoro la successiva a diritto e le accavallo sopra quella che ho appena passato. Poi 2 diritti. E qui termina il modulo che andremo a ripetere più e più volte, quanti saranno le ripetizioni che avete previsto sull'unico ferro. Al terzo ferro, come abbiamo detto in tutti i ferri dispari, lavoriamo ogni maglia a rovescio. Nel quarto ferro invece lavoriamo prima una maglia a diritto, poi due maglie insieme a diritto, un gettato, 3 diritti, un altro gettato, un accavallato, passo una maglia, lavoro la seconda a diritto e poi la maglia passata la cavallo su quella appena lavorata e termino con un diritto. Allora, questo era il quarto ferro, siamo già al quinto e anche il quinto si lavora tutto a rovescio. Dopodiché, adesso siamo a metà del lavoro. Il sesto ferro comincia subito con la diminuzione, quindi 2 maglie insieme a diritto, un gettato, 5 maglie a diritto, una, due, tre, quattro e cinque, un altro gettato e poi terminiamo con un accavallamento. Quindi passo la prima,
Lavoro la seconda a diritto e li accavallo sopra quella che ho appena passato. Arrivo così al settimo ferro e nel settimo ferro vado a lavorare tutto a rovescio. L'ottavo ferro è identico al sesto e quindi comincia subito con la ripetizione, con la diminuzione. Quindi due maglie insieme a diritto, seguite da un gettato, 5 maglie a diritto, una, due, tre, quattro, cinque, poi un gettato e un accavallamento, passo, lavoro. E a cavallo. Siamo al nono ferro, quindi significa che stiamo quasi per finire il nostro lavoro. Come vedete, è un lavoro a maglia rasata, quindi tende ad arricciarsi un po', e niente che non si risolva o con un colpo di ferro da stiro o tenendo il lavoro come faccio io quando non ho voglia di stirare sotto qualche libro per un paio d'ore. Un paio alla sarda, quindi parecchie ore. O comunque diverse ore. Questo era il nono ferro, tutto a rovescio. E nel decimo ferro lavoriamo 3 maglie a diritto, un gettato, un accavallamento doppio, quindi prendo due maglie insieme a diritto, così. Lo faccio rivedere che forse avevo le dita in mezzo alla videocamera. Eccole qui, le prendo a diritto tutte e due assieme, le passo sul ferro di destra, lavoro la terza maglia a diritto, poi col ferro di sinistra riprendo le due maglie che avevo passato e le accavallo sopra la precedente appena passata, appena lavorata. Dopodiché un gettato, non l'ho fatto vedere, scusate, un gettato e 3 diritti. E ho concluso così il modulo che va a costituire il pizzo olandese. Adesso, siccome mi dà fastidio mostrarvelo con i gettati ancora non lavorati, la lavoro un ferro a rovescio, come se stessi riniziando dal primo. Così li lavoro, prendono un aspetto più ordinato e potete vedere meglio il punto. Quindi considerate che io ho appena fatto il primo, mi fermo prima di fare il secondo e così vedete meglio il lavoro. Eccolo qua. Questo è il pannello che poi forma, ripetuto più e più volte, distanziato, attaccato oppure distanziato in verticale con delle maglie, con dei ferri a maglia rasata, forma il pizzo olandese che voi potete personalizzare come volete. Eccolo qui. Detto questo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video tutorial. Chi è capitato qui per la prima volta e vuole iscriversi al canale lo può fare, per me è un grande piacere. Può anche cliccare sull'icona delle notifiche in modo da restare sempre aggiornato sui punti che andrò a proporre di volta in volta. Auguro a tutti, siccome è domenica, auguro a tutti un buon fine settimana. Ciao!